destino di tutto questo territorio. Benvenuti qui, sul colle da cui scese una facella che fece la contrada un grande assalto. Un uomo che in questo percorso arriva fino al terzo cielo, quello contrassegnato dal pianeta Venere, dalla stella, come era considerato, in cui esultano e lodano Dio gli spiriti amanti. Qui quest'uomo, che si chiama Dante Alighieri ed è guidato da un'anima che invita, chiamata Beatrice, incontra uno spirito sfolgorante, Punizza da Roma. In quella parte di terra brava italica, che siede tra Rialto e le fontane di Brenta e di Piave, si leva un colle e non surge molto alto. Là, onde scese già una facella che fece alla contrada un grande assalto. Una radice nacque e io ed ella. Punizza fui chiamata e qui refulgo perché mi vinse il lume d'esta stella. In quella regione della depravata terra d'Italia, che spazia tra Rialto e le sorgenti di Brenta e di Piave, tra Venezia, insomma, designata nell'isola madre, l'Alta Valsugana e le Alpi Carniche, nell'approssimativo triangolo della Marca Trevigiana, per capirci, lì si leva un colle, e nemmeno molto alto, dal quale piombò a basso la torcia, la facella, che fece alla contrada un grande assalto, la che tanta devastazione portò nella Marca Trevigiana. E l'anima continua, della stessa radice siamo nati, io, Barbaglio Santo, quella torcia funesta, il mio nome fu Punizza. E in questo cielo esibisco il mio fulgore perché alle irradiazioni di questa stella fui soggetta laggiù. Ma la cagione della mia sorte, cioè la soggezione alla stella di Venere, e da me, versi che avanti troverete incisi sulla pietra, sono stati scritti dal poeta nel 1315, quasi 60 anni dopo la morte di Ezzelino, e furono scritti a Verona, mentre Dante soggiornava da Can Grande della Scala. Signore che nelle sue ambizioni aspirava proprio al ruolo di restauratore del potere di Ezzelino sulla Marca e al quale, attenzione, attenzione, Dante dedica tutta la cantica del paradiso. Ma allora, domanda per coloro che hanno tutte le risposte e continuano a liquidare Ezzelino come un demonio. Perché un poeta divino dedica la sua opera divina ad un uomo che ispira la sua azione a quella di Ezzelino? Tutti conoscete la leggenda secondo cui Ezzelino padre, prima che nascesse il figlio, avesse sognato che il colle di Romano si sarebbe innalzato fino alle nuvole e poi dissolto come neve. Ma chi raccontò per primo questa leggenda? Un altro poeta. E lo stesso poeta che fece dire ad Adelaide, madre di Ezzelino, di essere stata ingravidata dal demonio. Ebbene, questo poeta scriveva queste storie negli stessi anni in cui Dante era a Verona, ma lui li scriveva da Padova, terra dei Carraresi, nemici giurati di Can Grande. Le cose allora cominciano a chiarirsi un po'. Can Grande della Scala è erede spirituale di Ezzelino, a sua volta erede del diavolo. Per la proprietà transitiva, Can Grande della Scala è il diavolo che vuole impadronirsi di Padova. È uno scontro tra potenti, gli Scaligeri e i Carraresi, ed è uno scontro tra poeti. Il primo lo conosciamo, Dante Alighieri, il secondo ve lo dico ora, Albertino Mussato. È insomma uno scontro tra propaganda, e il simbolo di questa propaganda è il Colle Bastino, un pendio lieve per il poeta della commedia, un alto colle su cui troneggia un'antica rocca, secondo il poema del Mussato. Che voi stasera lo abbiate trovato lieve, o vi siate arrampicati con fatica sulla strada che porta fin qui, provate a pensare al vostro gesto. Siete saliti su un simbolo di potere e di gloria, terrena e divina. Avete percorso con la luce delle vostre lampade una strada che da 800 anni conduce in paradiso. Un paradiso fatto di letteratura e di storia. Lo stesso, la cui discese come la vampa dell'inferno, la leggenda del figlio del diavolo.